Amici tifosi, buonasera, benvenuti a Giochiamo d'Anticipo e come ogni giovedì dobbiamo iniziare in maniera differente. Allora, innanzitutto, tutti sintonizzati, ci siete, sta per partire in diretta un grande programma che stilerà un po' il bilancio di quello che è accaduto quest'anno e non solo, saremo anche proiettati un po' nel futuro. Però attenzione, solitamente io ho sempre fatto il salotto del giovedì sera, invece questa sera, che è tra l'altro la penultima puntata di Giochiamo d'Anticipo, anticipo, ci siamo inventati una cosa nuova, quindi io direi di aprire anche le telecamere destra e sinistra, quindi alla mia destra e alla mia sinistra, perché appariranno due miei ospiti che mi hanno accompagnato per l'intero campionato, Max D'Alessandro. Buonasera. E il Pampa Sosa. Buonasera. In questo finale di campionato. Certo. Allora, io so che Max è molto preoccupato. No, in realtà tu dovresti dire gli incoscienti Sosa ed Alessandro di quanto accadrà tra poco, perché non siamo preparati, veramente siamo anche molto curiosi, almeno parlo ecco, per me. Certo. Allora, la redazione ha preparato delle domande per voi. Molto okay? Bene. Stileremo un piccolo bilancino, parleremo del futuro, nulla di complicato. E insomma, è la vostra materia, ok? Vi dico solo che durante il billboard di apertura, sì, Max mi ha detto, io... In ogni caso, se alla mala parata, così ha detto, come si suol dire, alla mala parata cosa faccio? Fingo un malore! Ho detto, voi non vi allarmate, facciamo un piccolo... Vabbè, rivelare anche... Allora, facciamo così, pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con questo super trappolone che ho fatto a Max D'Alessandro al Pampa Sosa. Soprattutto siamo con voi, tra pochissimo, pubblicità. Buonasera, benvenuti di nuovo, Giochiamo d'Anticipo, perché al di là dell'anteprima, per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, noi ci siamo rigorosamente in diretta e devo fare insomma un applauso alla regia di Canale 8, perché io ho delle pazze idee, ma loro cavalcano le mie pazze idee, quindi sono inventati anche loro una cosa grafica molto carina, perché questa sera inseriamo Giochiamo d'Anticipo in maniera differente. Non l'abbiamo mai fatto in tutto durante l'anno, lo facciamo stasera e lo facciamo con Max D'Alessandro e con il Pampa Sosa. Ah, una meravigliosa finestra a tre. Eccoci qua. Innanzitutto, come state? Abbastanza bene, preoccupati, l'abbiamo già detto nell'anteprima, almeno per quanto mi riguarda, anche se il Pampa certe tensioni le ha dimostrato di saperle gestire molto meglio. Pampa? Bene, sto a Napoli, quindi sto bene. Ok, perfetto. Allora, iniziamo un po' dall'umore dei nostri tifosi. Innanzitutto scriveteci sulla pagina Giochiamo d'Anticipo, sul Bello del Calcio, scaricate l'app del Bello del Calcio, insomma, siate presenti oppure chiamatelo 081 014 5948 anche durante questo momento, perché l'improvvisazione, insomma, è carina, c'è, ci può stare. Detto questo, io vi chiedo, avete quanto tempo? L'illusione ottica, ringrazio il regista, sembro più alto del Pampa, ma in realtà... Avete tutto il tempo a disposizione per poter rispondere, se non sei d'accordo con il Pampa puoi anche dirlo, viceversa a te Pampa, okay. Insomma potete dire pregi, difetti di ognuno di voi, potete fare quello che volete, ma dovete rispondermi alla prima domanda di questa sera. Secondo voi il tifoso del Napoli è insoddisfatto? Se sì, perché? Comincio io? Vai. Ma dobbiamo essere anche brevi? Quanto vuoi, ho detto allora, fare quello che volete. Perché è insoddisfatto? Perché non vince lo scudetto da 35 anni? Perché dopo 9 anni di strapotere juventino, anche se nel 2018 ricordiamo la squadra che ha dimostrato di essere la più forte e che avrebbe meritato di vincere, certamente quella di Napoli e non la Juventus. Dicevo, dopo quel periodo lunghissimo, si diceva, no, appena non c'è la Juve noi dobbiamo essere pronti a vincere, non è accaduto l'anno scorso, purtroppo non è accaduto nemmeno quest'anno. Ecco, questo perché è insoddisfatto secondo Massimo D'Alessandro. Pampa, è insoddisfatto il tifoso del Napoli? Allora io continuo col discorso di Max. Perché sempre pensare alla Juventus? Perché stiamo sempre dietro ai bianconeri? Loro hanno la sua storia, il Napoli ha la sua storia. Chiaramente qualche giorno fa si è festeggiato, sono passati 35 anni dal primo scudetto, e addirittura in città c'è chi diceva bisogna festeggiare, non bisogna festeggiare. Perché non festeggiare? Perché non ricordare quei bei momenti che sono stati bellissimi? Quindi tifoso, poi tra l'altro io sono stato anche in curva, è un po' triste perché ci ha avuto un'opportunità storica, un'opportunità che probabilmente non si ripeterà più,
con i risultati delle altre squadre, non perché il Napoli non possa, sino per i risultati mediocri delle altre squadre. Per la mediocrità degli altri. Ecco, tra l'altro, il Napoli approfittare non l'ha fatto. Ho detto 35 anni dall'ultimo scudetto, in realtà è dal primo scudetto. Dal primo, sì. Bene il Pampa a ricordarlo, e ne approfitto anche per fare i complimenti all'iniziativa organizzata da Angelo Rossi l'altro giorno, davvero bellissima, commovente, alla Cappella San Gennaro, il Duomo di Napoli, dove c'era anche il Pampa e tanti ex azzurri, una messa dedicata a Diego Armando Maradona. Ricordando il grande Pive d'Oro. Allora, Max, c'è una domanda giusto apposta per te. Meglio vincere la Conference League e aggiungere un trofeo in bacheca o piazzarsi tra i primi quattro e andare in Champions? Decisamente la seconda. Io non riesco a capire cosa hanno di particolare a essere contenti i tifosi della Roma dopo una stagione ampiamente fallimentare, con una finale però di una coppa che è la terza europea, la coppa delle ultime a livello europeo. Per carità, è un trofeo che però oggettivamente vale secondo me poco dal punto di vista sportivo, e questo non è un punto di vista, è una certezza anche dal punto di vista economico che la Conference. Da uomo di campo, vale poco un trofeo, in questo caso che si chiama Conference League, o meglio la zona Champions, quarto posto? Cosa sceglieresti tu? Allora, se fossimo in una trasmissione a Roma, chiaramente il tifoso della Roma, o noi magari che guardiamo tutti i giorni la Roma, avremmo detto che era meglio vincere una coppa e lasciare da lato il quarto posto. Siamo dalla parte dei tifosi del Napoli, siamo a Napoli, penso che l'opzione probabilmente per i tifosi del Napoli sia quella del quarto posto, in terzo posto in questo caso, e arrivare a giocare la Champions League. Però vincere è bello, portare a casa un trofeo, sicuramente i tifosi della Roma saranno felicissimi. Lascia stare i tifosi, tu da uomo di campo, da calciatore, entri, diciamo che io voglio vincere. Vuoi vincere, a prescindere. Voglio vincere, quindi se devo scegliere avrei preferito vincere un trofeo. Hai visto? Ma tra l'altro lo comprendo, lo capisco perfettamente. In 80.000 per una semifinale. Allora ti chiedo, a Napoli sarebbe accaduto lo stesso? Ma questo non lo so, però francamente non me lo chiedo, e soprattutto non lo auguro al Napoli dover frequentare la Conference League. Ripeto, insomma, non io. Mi sembra una donna. No, ma io pur sforzandomi, questa coppa di cui ricordo a malapena il nome e non chiaramente le partecipanti, sfido chiunque a dirmi le partecipanti, ad esempio, al turno di quarti di finale di questa competizione. Lo ricorda nessuno, non lo ricorderà nessuno. A stento ci ricorderemo della squadra vincitrice. Io penso che ci sia più da festeggiare una qualificazione Champions in un campionato tra l'altro complicato come è più importante la Coppa Italia o la Conference League? Decisamente la Coppa Italia. Credo che la Coppa Italia, soprattutto lo spettacolo offerto ieri da Inter e Juventus, ancorché al termine di una competizione che ha un regolamento molto favorevole chiaramente alle squadre di testa, insomma le squadre più forti, su questo va rivoluzionata, va cambiata anche il format della Coppa Italia, ma secondo me vale molto di più la Conference League, secondo me. Non la pensi così, Pampa? No, sto facendo un po' di déjà vu, diciamo, quando eravamo in Serie C, anche in città si diceva bisogna festeggiare e vincere il campionato della Serie C. Poi ci sono stati 80.000 allo stadio che esultavano come pazzi. E bisogna vincere, bisogna portare a casa un trofeo. Cioè, non è che puoi scegliere. Ah no, certo, è una domanda che fai e dobbiamo rispondere. Però non è che puoi scegliere questo sì, questo no. Cioè, a chi voglio meglio? A mio figlio più grande o alla figlia mio più piccola? Vuoi più bene a mamma, papà? Ti è capitato questo, vinci. Ok. Vinci. Cosa servirà al Napoli per giocarsi lo scudetto l'anno prossimo? Attenzione, opzione numero 1, nuovi acquisti e rifondazione della rosa. 2, maggiore presenza della società. 3, ambiente più compatto intorno alla squadra, oppure altro. Max. Rivoluzione della squadra, ma questa è oggettiva, perché insomma, innanzitutto il capitano già è andato via, andranno via almeno secondo me un paio di titolari di questa saluto, formazione. No, domenica. Domenica il saluto, sono sicuro che ci commuoveremo tutti prima di Napoli-Genova domenica, guardando, ci saranno delle immagini, una
manifestazione d'affetto totale, spero, dello stadio nei confronti di questo giocatore che tantissimo ha dato al Napoli e tantissimo ci teneva anche a chiudere la carriera da queste parti. Questo non si è realizzato. Poi ovviamente, aspettando anche Pino Taormina, ci sarà anche Gennaro Arpaia, parleremo ovviamente dell'argomento Lorenzo Insigne e dell'ultima partita in casa per lui. Il Napoli va rivoluzionato però alla giusta maniera, la maniera più corretta possibile, ma non sarà semplice, perché se il Napoli l'anno prossimo parteciperà per la 13ª volta di seguito alle Coppe Europee, si è offerto in questi anni tante belle prestazioni ad alti livelli con tanti allenatori e soprattutto tanti campioni, lo deve alla formula voluta De Laurentiis, che è quella delle clausole rescissorie. Il Napoli si è costruito negli anni, e devo dire in maniera più o meno sempre brillante, grazie a queste clausole rescissorie. Quest'anno va via Insigne a zero, ci sono però i soldi della Champions, i soldi di qualche altra cessione per ricostruire bene questa squadra, ma non sarà semplice, perché un altro Rafa Benitez, bravissimo come direttore sportivo, a portata di mano non c'è, fermo restando, e Giuntoli comunque fa egregiamente il proprio lavoro, ci mancherebbe. Quindi tu punti tutto sull'acquisto e la rifondazione della rosa. Per te, Pampa, questo oppure maggiore presenza della società o ancora un ambiente più compatto intorno alla squadra? Un po' di tutto. La rivoluzione ci sarà, perché ci sono giocatori in scadenza, altri che già sappiamo che vanno via. Per me sarà importantissimo non sapere già da adesso il nome dei calciatori, sapere bene chi li sceglierà questi calciatori, su che base punterà, su una base tecnica, su una base tattica, su certi moduli che adotterà Spalletti, o su questa mancanza di personalità che secondo me è mancato quest'anno per vincere lo scudetto. Mancanza di personalità che si potrebbe invece trovare in un acquisto. Questo è il tema, attenzione, perché la mancanza di afflato, di unione che emerge dalle parole del presidente, lo striscione di cui sicuramente parleremo, in una parte almeno, chissà se piccola, grande, non lo sappiamo, la tifoseria che è avversa all'allenatore del Napoli quest'anno, certamente non aiuta questo momento di rifondazione, perché come diceva il Pampa, chi li sceglie questi calciatori? Cioè devono arrivare con un budget limitato, lo abbiamo detto, i giocatori giusti, e se Spalletti non partecipa attivamente, non dà secondo me le dritte, questo difficilmente potrà accadere. Spalletti o l'allenatore, che non è Rafa Benitez, però lo dicevi anche tu prima, per me il miglior direttore sportivo che Napoli ha avuto. A proposito di acquisti, cessioni, facciamo un po' di fantamercato, ci divertiamo insieme. Allora, chi resta e chi parte secondo voi tra Ospina e Meret? Pampa. Ma mi auguro nessuno dei due, perché il portiere è un ruolo anche fondamentale. Se devo scegliere proprio uno, vorrei che rimanga Ospina. Ok, un pregio o un difetto di Ospina? Beh, si infortuna troppo spesso ha dei problemi, quindi magari stare più attento alla condizione fisica. Poi è un portiere nazionale, insomma, di primo livello, non ho dubbi, che per quello vorrei che rimanga. Per te, Max? Allora, di oggi, proprio la notizia di un incontro dell'agente di Meret con Giuntoli, si è parlato di futuro, sembrerebbe che abbia ancora una volta chiesto garanzie sul immediato futuro, sul tipo di impiego che il Napoli vorrà fare del suo assistito. In parole povere ha chiesto di fare il titolare l'anno prossimo, ma mi sembra del tutto evidente che se resta, come certamente accadrà, resta Spalletti sulla panchina del Napoli, Meret non può fare, ha dimostrato di non poter essere il numero uno ideale per Luciano Spalletti, che ama la ripartenza dal basso, un portiere che sappia utilizzare anche i piedi, specialità in cui Ospina ha dimostrato più di una volta di brillare. E se partissero tutti e due? È un casino. È molto probabile. È molto probabile. È un casino. Eh sì, che fai? Cioè, scegliere un portiere. Avete un nome così sotto mano per poter sostituire? Ho letto quello dell'Atalanta, argentino, tra l'altro, Musso, ma non è facile. È un ruolo che devi proprio conoscere già la piazza. Cioè, o rifondi tutto. Cioè, se tu
rapporti. Aspetta che Max sta chiedendo l'aiuto da casa. L'ho visto lì col cellulare, quindi vuoi fare una telefonata? No, no, stavo prendendo altre informazioni sulla Conference League, giusto per rimanere. Ah, no, è rimasto male. No, il portiere è un ruolo fondamentale. È facile parlare dei gol di Osimhen, di Fabian, di Lobotka, di Zielinski, dei terzini, di Koulibaly, ma il portiere è fondamentale. Quindi hai un portiere che è nazionale colombiano, Meret, che comunque al di là della partita con l'Empoli che è rimasto marchiato, è comunque un ottimo portiere. Però se devo proprio scegliere uno, Ospina è nazionale colombiano, ha esperienza, conosce la città, è da 4-5 anni che è qua, si trova bene a Napoli, perché so che si trova bene, quindi... Ma allora perché non può vedere prima, per tempo, prima di arrivare alla scadenza? Questi sono altri discorsi che non appartengono alla domanda che ha fatto Claudia. Hai capito come ti ha dribblato? Hai un nome sotto mano? Sostituire entrambi? Busso, okay. È un portiere che mi piace e piace anche Vicario dell'Empoli. Perfetto, Koulibaly, attenzione, resta o parte? Però chiedo alla regia, secondo me un po' di musica sottofondo ci voleva, Vediamo che cosa si inventano. Koulibaly resta o parte? Quale sarebbe la cifra irrinunciabile per farlo partire? Max? Io andiamo da Pampa? Dai, allora io risponderei come ha risposto Spalletti all'inizio della stagione, mi incatenerei. Cioè tutto il reparto difensivo, anche dello stesso portiere, dipende da un centrale difensivo, forse tra i 5 difensori al mondo più forte. Quindi a che cosa rinuncerei? Farei in lui un ottimo contratto, cioè lui inizia la prossima stagione in scadenza. Farei un'offerta che irrinunciabile per lui per rimanere a Napoli, appunto. Allora, io fossi in Spalletti eviterei discorsi tipo quelli che ha fatto l'anno scorso, no? Quando arrivò e disse: Presidente, mi vanno bene tutti, sono tutti quanti bravi, eccetera, questa è una grandissima squadra, sono tutti formidabili, eccetera. E chiederei soprattutto la conferma, mi imporrei per la riconferma del portiere, e qui torniamo al discorso di prima, di Ospina, che evidentemente ha le caratteristiche giuste per il tipo di Koulibaly, certamente, di Anguissa, ma sembra una formalità. Okay. E anche di Osimhen, certo. Perché questo calciatore, che insomma è evidente, il tipo di club che è il Napoli è costretto certi giocatori poi a un certo punto a venderli, però può dare ancora di più. Cioè un altro anno a Napoli di Osimhen ne garantirebbe secondo me l'esplosione definitiva, e quest'anno è avvenuta ma non in maniera completa, causa Covid, infortuni. E allora mi dai un voto la stagione di Osimhen dicendomi un pregio e un difetto? Allora, per me Osimhen quest'anno merita un 7, tra il 7 e il 7,5. Okay. Ha, secondo me, dei margini importanti. Dubito che possa, come molti credono, ancora però migliorare. Però questa frase ha dei margini importanti, sì. Noi l'abbiamo sentito anche in molte stagione. Volte. Può migliorare dal punto di vista tattico, ma dal punto di vista tecnico io continuo a dire che se insomma hai dei limiti, arrivati a quell'età, a 23 anni, eccetera, è difficile che riesci a migliorare. Però ha delle doti pazzesche. Quest'anno non si è ben capito come doveva essere servito, lo hanno capito all'inizio, poi se lo sono scordato, poi c'è stato l'infortunio, il Covid, eccetera, eccetera, poi prima punta da solo, con la sottopunta, con un uomo vicino, insomma, chiarendosi dal punto di vista tattico e coinvolgendo questo ragazzo, magari che imparasse anche un po' di italiano, non sarebbe una cosa, diciamo, malvagia, secondo me l'anno prossimo potrebbe essere esplosivo in maniera definitiva. Al di là che si dà tanto da fare in campo e anche negli allenamenti, certo. Questo ce l'hai già detto, un voto ad Osimhen. No, sono d'accordissimo sul 7 mesi. Grazie regia, è carina questa musica. Anche 8, perché è un ragazzo che può migliorare ancora tanto, deve cercare lui stesso di capire nella gestione della sua velocità. Lui a volte va più forte del pallone, lui a volte va più forte dei suoi loro compagni, dagli avversari. E quindi tempo e spazio nel calcio è fondamentale, il momento per sapere attaccare, il momento per ricevere il pallone, il momento per scaricare. Quindi se lui riesce a gestire questo, come diceva Max, raddoppierà anche il suo prezzo. Max, puoi privarti di un solo giocatore, Fabian o Zielinski? Fabian. Per te? Zielinski, in questo momento Zielinski. Ok, poi entreremo anche nel corso della puntata in maniera più profonda anche sui singoli. Lo tieni o lo lasci partire? Politano, Lozano, Petagna, Mertens o un as?
scusami, quanti ne posso prendere? Lo tieni o lo lasci partire? Politano? Lo tengo. Ok. Lozano? Se vuole partire, non lo trattengo. Petagna? Se vuole partire, non lo trattengo. Mertens? Lo tengo. O un as? Con Petagna e con Lozano. Per te, Pampa, lo tieni o lo lasci partire? Politano? Politano ho qualche dubbio, però lo terrei. Ok. Lozano? Lozano è titolare il prossimo anno, al posto di Insigne, ma si deve imporre lui. Lui deve far capire che è titolare. Petagna? Lo faccio partire. Mertens? Anche con lui farei un bel discorso, perché nel modulo di Spalletti io trovo poco spazio per Mertens. Se i centrocampisti stanno bene, io trovo poco spazio, quindi farei un bel discorso con lui. Lui è importante nello spogliatoio. Parlavamo di Ibrahimovic nel Milan, lui potrebbe diventare quello, eventualmente. Kvaratskhelia, o Zizi come lo vogliamo chiamare, secondo te può sopperire all'addio di Insigne? Bah, deve dimostrarlo, di questo giocatore, insomma, parliamoci francamente, conosciamo tutti quanti oramai dei filmatini su YouTube visti e rivisti e poco altro. Chi lo conosce a fondo, chi ha visto più di 10-15 partite di questo ragazzo, ne parla molto bene. Sostituire e degnamente uno come Insigne non sarà semplice né per lui né per Lozano. Se Kvaratskhelia o Kvaratskhelia, che dir si voglia, confermerà quanto di buono questo Zizi, secondo me l'anno prossimo fa più presenze lui in attacco a sinistra nel Napoli da titolare, intendo, che Lozano, se si conferma a certi livelli. Allora, c'erano tante domande, però io vi voglio portare su un tema, perché il tempo stringe, che è il tema anche del giorno. Però prima, secondo voi, perché poi questa, chi vince lo scudetto? Max? Milan. Ok. Per te? Penso che il Milan, ma spero che venga sospeso il campionato. In 15 secondi, il Milan è più forte del Napoli? Beh, lo ha dimostrato il campo. Per me questa è una domanda, come dire, allora se dobbiamo partire, dice, potenzialmente le squadre iscritte alla Serie A, quali sono le più forti? Dobbiamo ritornare ad agosto, all'inizio del campionato, allora tra questi il Napoli non ce lo mettiamo. Poi il campo ha dimostrato altro, ha dimostrato che nonostante i difetti che ha in maniera conclamata l'Inter, una squadra fortissima, il Milan lo è con tutti i suoi difetti, che la Juventus è stata mal costruita, nonostante poi gli aggiusti e molto onerosi di gennaio, che l'Atalanta è a fine ciclo e che il Napoli ha conservato gli stessi difetti dell'anno scorso. Max ancora non ha finto un malore, vuol dire che era tutto come per il momento era tutto tranquillo. Per te, Pampa, secondo te il Milan è più forte del Napoli? Allora, chi vince ha ragione. Okay. Il Milan vincerà lo scudetto, però il Napoli era più forte del Milan. Forse l'Inter è la più forte di tutti e tre. È sotto gli occhi di tutti oggi la notizia del giorno dello striscione fuori dallo stadio Maradona. Allora ti chiedo, come te lo spieghi quello striscione, Max, sinceramente? Beh, dobbiamo così, anche perché gli autori sono anche abbastanza misteriosi, dobbiamo provare un po' a interpretare. È uno striscione che a me, francamente, appena l'ho letto mi ha fatto ridere, perché poi alla fine, secondo me, questo è l'obiettivo ultimo, è una battuta, però è una battuta di cattivo gusto che si rifà anche a un fatto accaduto poco carino, ma soprattutto indirizzato nei confronti di un professionista, e per carità, io ho criticato soprattutto nella gestione di alcuni calciatori nella parte finale del campionato, per la questione cambi, che ha fatto alla fine più o meno quello che il suo predecessore ha fatto, centrando però un obiettivo, ma in fin dei conti un professionista che certi striscioni in un momento delicato, la settimana dopo che il presidente già ha detto cose, insomma, abbastanza discutibili sul suo conto e sulla sua partecipazione emotiva, che invece secondo me c'è stata e come, alla mission del Napoli quest'anno, mi è sembrato totalmente inopportuno. Pam, pam. Ma è uno striscione che non lo merita l'uomo. Sull'allenatore a volte discutiamo, sui cambi, su certe scelte, però l'uomo, che tra l'altro in questo caso io personalmente lo conosco, è uomo serio, professionista, che fa o pensa alle 24 ore al Napoli, non merita questo striscione. Poi
è stato uno striscione che è esposto anche in maniera civile, quindi non porta più di quello. Riformulo la domanda: sei Luciano Spalletti, leggi quello striscione, cosa fai? Beh, questo ce lo puoi dire più il Pampa, che lo conosce niente. Profondamente, lo, no, non lo fa ha niente. Avuto. Non fa niente? È una grossa personalità lui. Quindi. Beh, devo dire, se c'è un allenatore in Italia, ma forse in Europa, abituato alle critiche, che ne ha sentite sul suo conto davvero di tutti i colori, che addirittura ci hanno fatto una serie TV con un personaggio che è lui, molto negativo, insomma, questo è Luciano Spalletti, per cui invece di parola, sei, spalle larghi. Sei il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, leggi uno striscione del genere, cosa fai? Beh, anche in questo caso mi sembra il Pampa. Ho capito, allora vedi? Okay, poi arrivo chi lo al Pampa. Meglio De Laurentiis? No, ma lascia stare, tu Max, sei il presidente, in questo caso non ti chiami De Laurentiis, ti chiami Max D'Alessandro, sei il presidente di una squadra di calcio che è il Napoli, mettono uno striscione del tuo allenatore, cosa fai? Che mi vuoi portare a dire, potrei fingere il malore, insomma, mi vuoi portare a dire che doveva fare un tweet, doveva esternare qualcosa, difenderlo? Non lo so, non ne ho. Difenderlo sì. Cosa diresti? Ma sarebbe stato difenderlo, però, magari però sarebbe poteva stato parlare, un modo per dare ancora più valore okay. a quello che alla fine è uno striscione neanche firmato. Perché non hanno voluto rinunciare alla battuta, no? Con la firma ai Marioli. Quindi indifferente, esposto... indifferenza in questo caso per te. Ma non, francamente non lo so se De Laurentiis avrebbe dovuto dire o fare qualcosa da ieri notte ad oggi. Cioè, ma ha pensato nulla, diciamo, ufficialmente ha fatto. Per te? Ma penso che non lo sa neanche che c'è stato questo striscione Aurelio, perché appunto lui sta a Roma, magari le è arrivato qualche commento, ma... Penso si sarà messo a ridere come probabilmente ha fatto Spalletti, perché sono comunque due uomini di grossa responsabilità e personalità. Probabilmente, se devo dire qualcosa, sì, magari scendere in campo nel senso rispondere qualcosa. La squadra secondo voi è dalla parte di Spalletti? Non ho dubbi io. Per te non hai dubbi? Ok, Max, per te? Riferito allo striscione o in assoluto? In generale. Riferito alla striscione, certamente. No, sì. Anche in assoluto. È dalla in parte assoluto, Spalletti. Beh, magari proprio tutti, ma voglio dire, qui Pampa insomma, ha girato. Ah, chi gioca. Ha partecipato un po' di. Come sempre, chi gioca è contento, chi non gioca non è contento. Probabilmente. Il gioco delle parti. Qualcuno sarà scontento, però. È uomo di grossa così. Personalità. È sempre così. Ciccio Marolda, durante il bello del calcio settimana scorsa, ha però detto: salutiamo Ciccio, ci sta guardando, e tra un po' ci collegheremo con lui, perché lui stesso ha detto attenzione, c'è una parte, una buonissima parte della tifoseria che comunque ce l'ha con Spalletti. Allora io riprenderei da questo, parlando naturalmente di quello che è accaduto oggi, quindi il fatto del giorno, poi ci proiettiamo alla prossima partita, Lorenzo Insigne e tanti altri temi, il futuro, il mercato, lo facciamo anche non solo con Max Alessandro e con il Pampa Sosa, ma anche con Gennaro Arpaia e Pino Taormina tra 30 secondi. Allora andiamo da Saggi fin 30 grazie. Secondi. Grazie Claudia, poche trappole, ce l'abbiamo fatta, grazie. Ristabiliamo di nuovo le postazioni, giochiamo d'anticipo, quello ufficiale, vi siete stati bene? Non sono stata cattiva, no? Tranquillo, sono sì. stata è stata cattiva. Buonissima cosa. Bravo, okay. bravo. Saggi, in 30 secondi e ritorniamo qui. Ho ristabilito lo studio, quello ufficiale, giochiamo d'anticipo, così la regia si divertirà anche a fare delle inquadrature diverse, però è stato simpatico questo primo momento, anzi lo chiediamo a voi tifosi, e intervenite in diretta, tra un po' uscirà in sovraimpressione il numero, prenotate la vostra telefonata, intervenite e dite anche la vostra. Gennaro Arpaia, buonasera. Buonasera Claudia, che piacere guardarvi in questi 20 minuti, insomma di quasi le Iene sembravano, no? poi tu mi dirai... Dobbiamo chiarire, prima di dire ovviamente di scaricare l'app Il Bello del Calcio, di seguirci sulle nostre pagine social, Il Bello del Calcio Show, che potete trovare su Facebook ma anche su Instagram, dobbiamo dire che noi tra quel momento e questo non è che è registrato, siamo tutti in diretta, quindi sì. Nei 39 secondi di spot che avete visto sembrava un pit stop Ferrari con le ruote che venivano montate. Si è ricomposto lo studio. Sì, è vero. Pino Taormina. Buonasera, sembrano le Iene ma io preferisco Claudia Belen.
Quanto sei carino, Pino, ma tra l'altro vogliamo annunciare già che settimana prossima ripercorreremo il campionato, perché l'ultima giochiamo in anticipo, con tutte le prime pagine sportive del mattino che hanno accompagnato questo campionato. È vero, ci siamo dati questo appuntamento per la prossima settimana. Ecco, non con tutti quanti, cioè non poteva. Anche tu, devi commentare, devi criticarci anche. Sui nostri titoli. Armando Conte, cambia la bolletta. Buonasera, come stai? Bene, grazie. Bene. Okay. Buonasera a tutti. Allora, noi come ultimo argomento, eravate dietro le quinte, ci avete seguito, abbiamo parlato dell'argomento del giorno, di questo, insomma, c'era striscione che abbiamo visto. Ognuno di noi, insomma, quando l'ha visto, ha fatto un pensiero. E loro io già lo conosco, e anche i nostri amici da casa. Pino. Ah, io non so cosa hanno detto perché non l'ho sentito, però io l'ho trovato simpatico più che stupido, mi sembrava battuta, ovviamente messa dagli ultra, perché quello è un luogo sacro dei tifosi, quindi escludo che al di là di quella che fosse una... Ma quello è un posto dove non si può accostare nessun altro che non sia qualcuno della curva, quindi... È un qualcosa di, secondo me, goliardico. Io non vedo niente altro, poi è abbastanza circoscritto. Questo è il mio parere, nel senso, bisogna dare il giusto peso a queste cose, a questi striscioni, a queste iniziative da parte di qualche frangia dei tifosi. In questo caso io lo trovo simpatico. Okay. Che posso dire la mia? Il tuo punto di tu cosa hai detto, Massimo? Tra l'altro è evidente che è stato affisso nel corso della partita della finale di Coppa Italia. Perché già a mezzanotte già era, c'erano le prime era foto. Già lì, era già lì. Io testimone perché sei passato. Ho accompagnato una persona, sono passato. No, è vero, e ha mandato anche ho visto lo striscione, francamente ho pensato che fosse uno relativo alla contestazione della settimana scorsa, qualcuno contro. Invece no, io sono rimasto sorpreso, anche io ho detto che la battuta è buona, però ci sono dei però. Il tema non è carino, cavallo di ritorno, eccetera. Ma dai, il tema non è proprio. Infatti sì. Non è simpaticissimo. Ma sappiamo che gli ultra non è che hanno bisogno di essere simpatici se vogliono mandare dei messaggi, riescono a essere anche molto più incisivi. Oggi Gennaro ricordava e ripercorreva la storia delle contestazioni nei confronti degli allenatori attraverso gli striscioni, a volte sono stati anche molto più offensivi. In questo caso non mi sembra poco di offensivo, mi sembra una battuta, sicuramente peraltro non è neanche una grande disavventura, che non è stata una rapina, è stato un furto. Non lo so, io lo trovo simpatico, però, non sminuisco nulla, la battuta è una cosa simpatica. Soprattutto la firma fa ridere, a me ancora adesso se lo leggo, firmato di Mariola, fa sorridere, perché oggettivamente fa sorridere. Se poi da qui vogliamo dire che i tifosi del Napoli pensano che Spalletti se ne debba andare, io non credo che questo sia il pensiero che riassume la sintesi di tutti i pensieri dei tifosi del Napoli. Anzi. No, non di tutti, però io penso sia abbastanza oggettivo che dopo un campionato del genere Spalletti non lo meriti. Ma io non conosco una sola volta che i tifosi siano stati compatti nel giudizio finale fatto ad un allenatore del Napoli. Non ne arriviamo mai ad una finale di stagione dove troviamo un allenatore che venga consacrato all'altare della gloria. C'è sempre qualcuno che quelle cose non vanno bene. Anche quando Sarri è andato via ho visto gente che festeggiava. Però questo striscione arriva dopo delle interviste del presidente del Napoli che a freddo comincia nelle interviste a dire vedremo se Spalletti confermerà il suo attaccamento alla città, se sta bene così colà, al comune l'altro giorno, la sirena partendo, cioè, quelle sono dichiarazioni che già avevano creato un clima un po' curioso intorno, e secondo me ingiustificatamente curioso intorno alla figura dell'allenatore. Che per carità non è qui per fare simpatia, è qui per, o meglio, De Laurentiis lo ha corteggiato, scelto, individuato e anche pagato quest'anno per portare la squadra in Champions League e lo ha fatto, non è venuto qui per essere simpatico a tutti. Dopodiché uno striscione del genere, ripeto, rappresentativo della
come dire, contrarietà di una fetta, quanto grande non posso aggiungere un elemento, anzi tre elementi per la discussione. Ci sono tre diciamo fattori di questo striscione che non convincono tutti. Il primo è palese, la firma. Gli ultras non si sono mai firmati in modo diverso da curva A, curva B, Fedain, in base a quelli che sono i gruppi d'appartenenza. Il secondo, il tempismo, non è assolutamente nulla di, voglio dire, di cronaca, perché non si era parlato né del furto della panna negli ultimi giorni, sì, certamente del rapporto di Spalletti con la società, però non era mai stato toccato questo argomento. Terzo, lo striscione di ieri notte segue uno che era stato affisso il 10 maggio in occasione del, come ricordava anche Pampa, dei 35 anni dal primo scudetto. Molto più pesante. Contro i giocatori. Contro società. Sì. Giocatori, società. Stile ultra, quando devono mandare. Quando ho visto Spalletti. È lo stesso posto, è stato sostituito semplicemente. Però. Era a ragione Vino. Cioè, quello è un posto loro. È difficile che non. Che resti, cioè magari qualche buon tempone potrebbe pure essere riuscito a piazzarlo lì, ma dura poco, perché quella è una zona che è gestita dai tifosi, dai tifosi organizzati. Io ripeto, sarebbe la prima volta in cui i tifosi e il presidente sarebbero sulla stessa, seguendo il tuo ragionamento, le prime ombre che cala De Laurentiis sul futuro di Spalletti, per la prima volta vanno a braccetto tifosi organizzati e De Laurentiis. Questo è più strano. E questo mi sembrerebbe molto strano, metterei, conoscendo un pochettino conoscendo il clima, ecco che sarebbero andati esattamente a favore di Spalletti. Una cosa di simpatico per me, per esempio, non c'è nulla. Uno, perché fa riferimento ad un furto, insomma non è una bella cosa per noi, per la città, per quello che insomma viviamo e soprattutto per chi riceve un furto, perché a mio avviso è una roba bruttissima che tu mi metti le mani in casa mia, perché la mia macchina. Basta che te ne vai, insomma, sì, può essere la firma, insomma, simpatica, basta che te ne vai, ma noi siamo sicuri, cioè, dopo questa stagione così particolare, è vero, dove si è puntato il dito, no, su Spalletti, ma non in maniera così eccessiva, però. No, è il voler assolutamente associare una scritta apparsa allo stadio, secondo me, circoscritta a poche persone, ad un'idea che accomuna tutta la tifoseria napoletana, ad un atteggiamento di critica o anche la semplice voler sostenere questo furto, nel senso di pensare che non sia una cosa grave questo furto. A me sembra una cosa esagerata, nel senso, tu mi chiedi il mio parere, certo, io non ci vedo nulla di esagerato in questo striscione, non vedo qualcosa per cui devi condannare un'intera tifoseria, vedo tre giovanotti che sono andati lì e hanno fatto una scritta stupida ma simpatica, io non vedo nulla. Allora, guarda, io non pensavo neanche che la maggior parte dei tifosi fosse contro Spalletti. Muoio dalla voglia di darti ragione, perché ho letto dei commenti di gente che è andata veramente sui massimi sistemi giudicando una tifoseria intera negativamente, ovviamente, per questa cosa, che ha secondo me sbrodolato un po' troppo. Però non riesco a darti ragione. Pienamente, vuoi pienamente dire? Pienamente, non mi vuoi dare. Stai attento, pienamente. E nei tempi e anche nei modi è uno striscione. Allora, c'è Ciccio che farà vediamo cosa farà domenica allo stadio. Studio. Però prima di collegarci con Ciccio Marolda, perché dalla regia mi dicono che ok il collegamento, c'è un amico tifoso, Silvio, al telefono, vero Silvio? Sì, sono qui, ho atteso pazientemente, ma ho ascoltato le vostre conversazioni. Vai Silvio, di la tua. Sì, volevo dire una cosa che non ho sentito dire mai. Sono un ex uomo di campo e lì c'è il Pampa Sosa su Meret. Meret è stato preso che non era un portiere completo, aveva bisogno di mettere massa muscolare e ancora un po' seguito perché aveva avuto degli infortuni. Il Napoli, se posso dirlo, l'ha rovinato da questo punto di vista, nel senso che l'ha fatto diventare un aborto, l'ha congelato così com'era e non si è preoccupato di questo. Poi ripeto, c'è il Pampa Sosa che mi potrà dire che Pampa, sbaglio, grazie eccetera. Silvio. Va bene. È un ruolo particolare quello del portiere, è un ruolo che stai sempre da solo. Anche quando la tua squadra fa gol, vince, tu non sai neanche con chi abbracciarti.
Quindi io ritorno sempre a quel discorso psicologico, di personalità. Io penso che una piazza come il Napoli non ti rovina, sino ti carica, ti aiuta a crescere. Io penso che il ragazzo è importante anche come portiere. Ha soltanto bisogno di crescere un po' di più, attraverso anche questi errori come quello che ha fatto con l'Empoli. Sicuramente quello lo farà crescere. Io non ho dubbi sulle sue capacità tecniche e fisiche, ma deve accettare che a volte deve passare per un percorso di crescita che probabilmente lo porti a non avere continuità magari per 2 o 3 anni. I portieri esplodono sempre tardi, 28-30 anni, quindi secondo me è un ottimo portiere, deve avere soltanto un po' di pazienza, non avere richieste, perché non esiste che tu o il tuo procuratore va e dice ma quest'anno lavora. Okay, deve solo lavorare. Testa bassa e lavorare, no? Si dice. Assolutamente. Allora, abbiamo Ciccio Marolda in collegamento. Ciccio, vuoi mettere un po' d'ordine? Perché al di là dello striscione, e io non lo citerei neanche più, ma parliamo del tema, insomma, Spalletti. Un tema che hai toccato tu fortemente anche lunedì sera, dicendo gran parte della tifoseria ce l'ha con Luciano Spalletti. Ciccio, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Intanto, se cerchi qualcuno che possa mettere ordine, hai sbagliato persona. Ecco, vai, crea scompiglio, a noi ci fa piacere. Sì, poi ho detto che una parte anche sostanziosa della tifoseria ce l'ha con Spalletti, come ce l'ha un'altra parte con la società, come ce l'ha altra parte con la squadra. Con la società addirittura è diventato un must, no? Chi non ce l'ha con la società sbaglia il Napoli, però ognuno la pensa come vuole. Sì, io non so se... tu mi hai chiesto dello striscione. Sì, dello striscione, dal fatto ora, che comunque si punta il dito su Spalletti. Quando stamattina ho letto questo striscione, da una parte ho quasi sorriso, no? Perché i ladri che firmano sta cosa, così l'ho presa come una goliardata. Dall'altra mi sono preoccupato. Mi sono preoccupato perché dietro certe manifestazioni poi può nascondersi sempre qualcosa di più complicato, no? Di più difficile. E allora ho fatto le mie telefonate, ho fatto le mie ricerche ufficiali e non ufficiali, e ti dico che nessuno ha saputo dirmi l'origine di quello striscione. Con certezza di quello striscione. Anzi, dopo se riesco ti faccio vedere quello che mi è stato risposto. Però ti devo coprire una parte del WhatsApp. Ok. Ora fai quello che vuoi. Non so se riesci a leggerlo. Vediamo. Vai, studimi una parte, vediamo se riusciamo a leggere. Ciccio, buongiorno. Vai un po' più dietro, non abbiamo. Vai un po' più dietro. Chi ha scritto? Guarda, verso il tuo viso devi andare, verso il tuo viso, bravo, fermati. Vabbè, ma lo potresti leggere anche tu, per me. Ci fidiamo. Ciccio, sei letto anche il mittente, sei visto allora, tutto. Non abbiamo. Non è vero. No, non è vero. Non sei visto, leggilo tu, non abbiamo. Non abbiamo proprio idea di chi abbia scritto una stronzata del genere. Okay. Ecco. Ecco, e queste diciamo sono... le fonti che in genere mi dicono cose esatte, capisci? E quindi il resto dell'idea della goliardata non simpatica per chi l'ha ricevuto, ovviamente, perché posso... Però Pino diceva è difficile lì che si possa avvicinare qualcuno che non sia, insomma, di una frangia, comunque degli ultra. Questo è probabilissimo, che ci sia qualcuno, perché vedi la mentalità di andare a San Paolo con uno striscione così grande, di scriverlo, sicuramente ha dietro di sé una mentalità di questo tipo. Però ti faccio la stessa... Vai, concludi che poi io ho una domanda per te. Però mi sono abbastanza rassicurato, non che contasse molto, ma che non c'è nulla
di cui ci si debba preoccupare in questo momento dietro questo striscione. È soltanto una goliardata, okay, di pessimo gusto per chi l'ha ricevuta, altri possono sorridere. Ciccio, okay, ma ci mancherebbe altro, lasciami però aggiungere, e ci mancherebbe altro. Certo. Cioè, ci dovremmo anche preoccupare di qualche scapestrato che magari voglia fare qualcosa in più con Napoli terzo in classifica. Deve sorridere anche De Laurentiis, anche il presidente? In questo caso, oppure doveva fare qualche altra cosa? Il presidente ha poco da sorridere sempre, perché i maggiori attacchi sono sempre per lui, quindi ha poco da sorridere. Tra De Laurentiis e Spalletti probabilmente sorride più Spalletti per questo. Tu da presidente del Napoli, dopo un messaggio del genere, cosa avresti fatto? Tu, Ciccio? Ci sono due possibilità. Okay. O rispondi per rassicurare la gente e ridimensionare quello che è successo, oppure non dare voce, non dare seguito a questo e stare zitti. Napoli evidentemente ha scelto di stare zitto. Ok. Allora, io però tengo a sottolineare che la miccia l'ha accesa il presidente De Laurentiis, ma è una cosa che già sanno tutti, ve lo ricordo soltanto, sì. Intervista a DAZN che sono andato a riprendere, a un certo punto su Spalletti dice non voleva firmare, a casa mia si fa così, gli ho fatto firmare anche l'opzione per il terzo anno, e poi dice, poi se a un certo punto non ti va più di stare a Napoli perché sei lontano da tua moglie e tua figlia, o non condividi la proprietà o lo stare a Napoli, cioè io ho saltato dalla sedia. No, questo l'ha detto in intervista a DAZN. L'ha ripetuto lui. Poi lo ha ribadito tirando fuori anche la questione della sirena partenope, eccetera. Sì. Cioè, De Laurentiis è uno che le cose non le dice tanto così bene, a caso. Ciccio. Assolutamente, non dice a caso. Credo che abbia un retroscena che forse ancora non conosciamo tra Spalletti e De Laurentiis, questa esternazione. È sicuramente molto pesante, perché praticamente ha detto guarda, io non ti trattengo, se vuoi andare via vai pure via. Insomma, questo è, in un certo senso, in quella intervista, nelle dichiarazioni che poi ha fatto al Comune però di Napoli. Non è semplicemente così, Ciccio, scusami, un conto è dire a un tuo dipendente guarda, se te ne vuoi andare tieni un anno di contratto, però se te ne vuoi andare vattene. Lui dice se non stai bene a Napoli tira in ballo la città. Sì, ma non è collegato con lo striscione, secondo me. Attenzione, secondo io pure ero... c'è un collegamento, secondo te? Propendevo per questa tesi, però se tu dici due volte che se non ti va di stare a Napoli... Poi se non ti piace la sirena partenope, che stai dicendo? Non gli stai semplicemente dicendo se vuoi vattene. Pampa per te? Ma no, io ripeto quello che ho detto prima. Secondo me Spalletti non si merita, per la stagione che ha avuto il Napoli, non si merita questo. Siamo assolutamente d'accordo. Secondo me, certo, ascoltando un po' i pareri adesso, anche quello di Pino, preferisco ridere. E c'è stato neanche un episodio fatto dai ragazzi proprio... Delle curve, dei gruppi organizzati. Si è voluto fare magari uno scherzo che non è uno scherzo, non è bello. Però questo è lo striscione. Togliamolo da mezzo sto striscione, certo, perché abbiamo capito tutti dire, che non possiamo dire, anche non citarlo. Io non vedo assolutamente collegamenti tra lo striscione e le parole di De Laurentiis. No, questo non passati. Pure. Riesco proprio a capire perché tu invece intraveda dei legami tra le due. A meno che non lo abbia scritto De Laurentiis. È questo. Meno male che l'hai detto tu, Ciccio. No. Perché... Se lo dice Ciccio in maniera scherzosa, può dire quello che. Allora, scusate, volendo l'analisi. Perché Max lo voleva dire un paio di data. C'è una data e un riferimento a un episodio brutto accaduto, che è scomparsa la macchina. Certo. Scusate, è e una cosa datore di lavoro che succede in ogni parte del pianeta Terra, non c'è dubbio. Una pandarella, il tuo datore di lavoro sottolinea che se non ti va di vivere ma non è collegato, ma vabbè, no, è casuale, ragazzi, vabbè, dai, è tutto dai su, massimo. No, facciamo, non possiamo questa, non come sei malpensante, no, più che altro per andare in soccorso di Max, non che ne abbia bisogno, è che se vuoi trovare una motivazione allo striscione, perché altrimenti non ce n'è nessuno, è assolutamente anacronistico. Scusate, ma vuoi vedere che effettivamente resta qui Spalletti perché vuole recuperare la panda? Forse sanno qualcosa, forse cioè che non ci riesce a pensare, forse aveva qualcosa dentro la panda. Ciccio, ma De Laurentiis è soddisfatto del lavoro di Spalletti? Secondo te da 1 a 10? Quanto può essere soddisfatto?
De Laurentiis è soddisfatto perché Spalletti gli ha dato quello che gli aveva chiesto a inizio stagione, cioè il ritorno in Champions, che vuol dire una vagonata di milioni, e quindi da questo punto di vista è sicuramente contento. Poi quello che ha dato fastidio a De Laurentiis, ma non solo a De Laurentiis, vedi, ci sono delle dichiarazioni di Mertens oggi o ieri di Osimhen, prima ancora credo di Koulibaly se non sbaglio, di altri che dicono che sono rimasti dispiaciuti, cosa che invece non è venuta fuori da Spalletti. Spalletti ha detto assolutamente abbiamo fatto quello che dovevamo. Invece De Laurentiis, nonostante abbia accusato noi, ci ha detto che ci siamo ingolositi a un certo punto, non è vero, perché lui si è arrabbiato molto di più. Il Napoli in tre partite, soltanto tre partite, ha buttato via quello che poteva essere una stagione straordinaria, che invece è diventata una stagione buona per l'obiettivo che è stato colto, ma che poteva essere sicuramente migliore. Però diciamo sulle dichiarazioni, almeno quelle ufficiali, poi chiaramente ci sono sempre dei dietro le quinte, le cose che magari sapremo dopo tempo, che magari sappiamo e non possiamo totalmente riferire, ma De Laurentiis e Spalletti nel giro di pochi giorni hanno detto le stesse cose sulla questione scudetto mancato. Io quello che mi chiedo è come si passa in 5 mesi e di metà dicembre dalla dichiarazione De Laurentiis, Spalletti il miglior allenatore che io abbia mai avuto, all'intervista prima alla TV a pagamento, poi all'incontro a Comune dire no, allora, un altro anno. Io faccio una ricostruzione. Se non vuole vivere bene la città, non vive bene la città, se vuole avvicinarsi, mi ricorda Benitez, vi ricordate quando tutti la moglie e la figlia che Benitez volesse ritornare in Inghilterra per stare vicino alla moglie e alla figlia? Però Benitez non aveva più il contratto, non confondere le due situazioni. Benitez era in scadenza di contratto. A proposito di storielle, no? Sì, però Benitez era in scadenza di contratto e non voleva più restare. Al di là della scadenza di contratto c'è un presidente De Laurentiis che ha sempre il piano B in tasca, però. Assolutamente, cioè, contento di Spalletti. Anche con Gattuso, appunto nell'era Gattuso con Spalletti. Ciccio! Anche lì però, perdonami, anche Gattuso era in scadenza di contratto. Quando infatti, è iniziato l'avventura, il vero nodo è quello che c'è. Quando è iniziato l'avventura con Spalletti, De Laurentiis aveva le idee chiare di dove voleva arrivare e come voleva arrivarci, ovvero rivalutando e valorizzando alcuni giocatori che a suo avviso durante il periodo di Gattuso non erano stati valorizzati a dovere dal tecnico di calabrese. Inizia l'avventura, raggiunge l'obiettivo. Durante il percorso, come sempre, ha delle incomprensioni, perché quando vede giocare Manolas, per esempio, contro la Juventus, incomincia ad andare di testa perché vuole titolare Rachmani, e ha ragione, perché Rachmani meritava di essere titolare. Ha le sue idee sulle sostituzioni che devono avvenire 2-3 al 45esimo, perché lui sogna di dei cambi che non siano legati esclusivamente all'andamento della partita, ma al fatto che i giocatori debbano giocare con maggiore continuità. Quindi alcune cose che lo avranno messo sicuramente in condizione di scambiarsi delle discussioni, non dei litigi, con Spalletti. Risultato raggiunto, obiettivo centrato, lo scudetto poteva arrivare, ma non è un dramma che non è arrivato. Secondo me De Laurentiis non ha nessun dubbio sul fatto che Spalletti sia il prossimo allenatore del Napoli. Questo se ci sono ombre da parte di Spalletti. La tua ricostruzione è perfetta. Se ci sono ombre da parte di Spalletti, è il momento che Spalletti ce lo dica. De Laurentiis, come si arriva a quelle dichiarazioni? Le ha fatte sempre. Ma davvero, infatti io questo io dirti, ma davvero vi impressiona? Sui giocatori, sugli allenatori, le ultime su Mertens. Quali sono? Ma veramente mi impressionano le frasi infatti, di De Laurentiis che dice: io non trattengo nessuno, se Mertens, qualcuno non è felice viene. Peraltro lui ha sempre spiegato questo argomento facendo riferimento all'opzione per il terzo anno, che non voleva firmargli. E lui, per farlo sentire più libero, gli ha sempre spiegato: vieni da me, non vuoi stare con me, te ne vai. Ma io non credo che ci siano delle situazioni così ingarbugliate, al di là del fatto che sì, De Laurentiis non è che aiuti moltissimo a trovare la serenità, anche quando prende la parola, cerca sempre di essere molto poco diplomatico, anche nel modo in cui dice certi fatti, non li dice in maniera rassicurante. Però qui c'è un solo punto interrogativo e può riguardare Spalletti. Se improvvisamente Spalletti, senza che abbia dato fino adesso dei sentori,
perché al di là di quello che si dice, non si è mai lamentato di stare a Napoli, non si è mai lamentato della distanza da Milano, né in pubblico né in privato. Non ha mai cercato casa perché la situazione nell'albergo gli piace. Tanti altri allenatori hanno vissuto in albergo, peraltro uno famosissimo a Castel Volturno viveva in albergo, in una situazione davvero... Quindi io ripeto, scusami, uno vivendo in albergo ci ha vinto uno scudetto. Ottavio Bianchi ci ha vinto lo scudetto in albergo. No, insomma, no, dico nel senso, fino adesso Spalletti non ha mandato un segnale. Qualcuno può fraintendere, diciamo, ad Alessandro sta difendendo De Laurentiis. Sto facendo una ricostruzione, la mia ricostruzione. È incredibile, considerando il pulpito, cioè De Laurentiis è un imprenditore fa impresa a livelli altissimi in questa città da 18 anni e non ha preso mai nemmeno un appartamento in affitto. E si permette parlare di Spalletti, consideri... qui da meno di un anno. Allora, e non peraltro, stiamo parlando di un allenatore che nella sua storia non è che abbia mai vinto l'Oscar della diplomazia, nel senso, se certe cose le deve dire contro le proprietà. Mi sembra che l'abbia sempre detto. In questo momento, diciamo che questo momento inizia dopo Empoli, diciamo, il momento maggiore di particolare situazione. Io non l'ho ancora mai... Chiedo. E aggiungo, altro segnale, scusami Claudia che sono stato logorroico, il fatto che lui continui a parlare in conferenza è un altro segnale che le cose vanno positive. Tranquille. Che quando gli allenatori vanno via da Napoli... Stato il silenzio stampa poco prima del Ma quanto sarà importante la permanenza di Spalletti sulla panchina del Napoli in vista di un progetto per poter mirare, insomma, anche alla vittoria del Napoli l'anno prossimo? Come dice Pino, io non ho dubbi che il prossimo anno ci sarà Spalletti qua. Non lo metto neanche in discussione, perché ha fatto un buon lavoro, perché è stato vicinissimo comunque a un obiettivo che probabilmente... Se lo erano prefissati prima dell'inizio del campionato, forse no, che è quello dello scudetto. Mano a mano hanno giocato un ottimo calcio, uno dei migliori, probabilmente vedremo ancora questo calcio perché si sono purtroppo levato questo pensiero della testa, ma secondo me è fondamentale perché, come ha detto Pino, pure non si è mai lamentato di nessun tipo di lontananza, perché un allenatore che ha questa personalità che a me piace e che devono anche avere i calciatori, quindi probabilmente nella scelta adesso di futuri calciatori c'entri molto lui. Vi chiedo di essere più veloci perché volevo far parlare anche Armando da tifoso, c'è Giampiero al telefono e Max che vuole dire qualcosa. Mi dispiace, ma devo contestare la ricostruzione di Pino Taormina e anche del Pampasosa, mi piacciono entrambe moltissimo, però mi sembra del tutto evidente, se le parole hanno un senso, che dalle dichiarazioni, non che scappate a un ristorante, una battuta con un amico o a caldo in un dopo partita, ma pensate a freddo e riferite dal presidente del club, quindi non da uno qualsiasi, non una volta, più volte in giorni diversi, in più interviste, c'è una situazione che nella migliore delle ipotesi è l'allenatore che è insoddisfatto della piazza, della situazione e vuole andare via, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi è il datore di lavoro, è il presidente De Laurentiis del Napoli che non ne può più di questo allenatore e si è pentito di non aver messo una clausola, come sempre ha inserito nei contratti che ha fatto firmare agli allenatori, lo stesso Ancelotti, voglio dire, ce l'aveva, di uscita anche al secondo anno. Ciccio, questa ricostruzione ti piace di più, cioè, oppure preferisci, preferisci quella di Pino e del Pampa? Ciccio. Veramente io ne ho un'altra. Eccolo lì, vai. Visto che ognuno ha la tua, non vorrei fare brutta figura, insomma, ce n'è uno pure io. Piccio, che quale strada è la tua? Facci sentire. No, è legata a un'altra dichiarazione che ancora non è stata ricordata in trasmissione, è quella che io dovrò stare a Castelvolturno almeno 3 volte a settimana. Questo vuol dire che De Laurentiis ha sfiduciato la parte tecnica, perché l'ha detto pure qualcuno del suo staff o qualche reparto della squadra o qualche giocatore, aveva avuto un momento particolare e non si è intervenuti, ha sfiduciato chi sta accanto alla squadra, avrebbe dovuto capire che stava accadendo qualcosa, cosa che poi ha portato a quelle 3 partite sfortunate, e quindi
Non escludo che ci sia stato anche negli incontri che De Laurentiis ha avuto prima di andare in conferenza stampa con Spalletti e con i suoi dirigenti, con quelli del club, non escludo che ci sia stato un faccia a faccia molto, molto, molto brusco, e probabilmente in quella sede che ridete? No. La tosse. Ah, era la tosse fatta in studio, ma non stavamo ridendo. Probabilmente in quelle battute qualcuno può aver detto: qua non si può stare, non si può vivere in questa città così, non si può andare avanti. E forse lui l'ha ripreso. Ecco. È una telefonata, ma io insomma penso di aver captato questo da... Scusami, questa ipotesi, questa ipotesi si lega però allo striscione. Non mi far dire cose che non esistono. Allora, vogliamo mandare un instant quiz, però... Allora veramente intanto diamo ragione a Pistocchi, che stamattina mi ha scritto quel tweet simpatico. Sì, perché noi abbiamo un gruppo WhatsApp, devi sapere, Pino, quindi molto facciamo attivo. Due trasmissioni. Facciamo il bello del calcio, durante, capito, la settimana rifacciamo un altro bello del calcio, che è quello del gruppo WhatsApp. Però lanciamo l'instant quiz per sapere l'idea, il parere anche del nostro pubblico. Dei tifosi, visto che abbiamo sostenuto tre diverse ricostruzioni, chiediamo ai tifosi, al di là del contratto in essere che c'è in questo momento tra De Laurentiis e la società, secondo voi De Laurentiis vorrebbe interrompere il rapporto con l'allenatore per il prossimo anno? Questa domanda. È una domanda, vediamo i tifosi come la pensano e vediamo quello che viene fuori. Avete un quarto d'ora per rispondere sulla nostra app, scaricatela e potete rispondere. Io però, Claudio, volevo fare anche riportare anche una domanda di Mario, che credo risponda a Pino. Neanche noi abbiamo dubbi sulla ripartenza il prossimo anno con Spalletti. Il nostro dubbio è: partendo così, come possiamo immaginare di fare bene? Ma perché hanno fatto male quest'anno così in Napoli? Penso intendesse il rapporto che c'è in questo momento. Sinceramente, davvero, io vi ascolto, ma io queste non vostre questo... ricostruzioni di rapporti critici tra Spalletti e De Laurentiis non li vedi? Io non ne sono a conoscenza, ma probabilmente è colpa mia. Domani Spalletti a mezzogiorno, quando fa conferenza, invece dirà che vuole andare via, perché no. Io fino ad adesso sono le 21:45. Innanzitutto vediamo se la fa lui la conferenza domani. Ah, dici tu, potrebbe arrivare chi domani? Chi lo sa, domani diamo spazio un'altra trappola, trappola allo staff medico dopo lo dicevo staff. A meno che domani a mezzogiorno mi esca fuori, allora anche io devo rimanerne stupito. Però io fino ad adesso tutte le ricostruzioni di rapporti ferocemente inclinati tra Spalletti e De Laurentiis, io so di rapporti normalmente non straordinari, come un classico dei rapporti De Laurentiis nei confronti dei propri allenatori. Un capo di un'azienda. Capo di un'azienda che prende Giampiero al telefono. Correia, quanto tempo si sono sopportati? Ma sono successe cose anche dentro lo spogliatoio con Re. Invece a me sembra di vivere un déjà vu, Pino, perché quando il presidente comincia a partire per questa tangente, poi dopo il secondo anno diventa difficile. Ah, il secondo problema... quindi sei andato oltre. Quindi quest'anno tu salva quest'anno. Il problema è che noi ora dobbiamo andare a affrontare degli argomenti spinosi, come sono i rinnovi e come sono il rinforzare questa squadra. Farlo con un allenatore e non sia mai dovesse ripetersi quello che è accaduto in passato, poi dover cambiare in corso d'opera, ci troveremo in un ennesimo anno di transizione dove non vinceremo. Quando un allenatore firma un contratto di 2 anni, è normale che arriva il secondo anno che ha un contratto in scadenza, altrimenti avrebbe firmato da 3 anni. Quindi è una situazione questa assolutamente gestibile e che non deve spaventare. Poi può anche finire rispondere alla fine dell'anno. Quiz proposto sull'app da Gennaro Arpaia. Pino Taormina dice di no, però io invece dico che al momento c'è una situazione da separati in casa che magari si può risolvere in qualsiasi momento tra il presidente De Laurentiis e Spalletti, che sono due persone intelligenti. De Laurentiis, sono separati in casa per te? Al momento oggi sì, e questo sicuramente non è una cosa positiva, come ricordava Armando, per costruire non sarà semplice il Napoli dell'anno prossimo. Ciccio? Ho perduto la connessione per un po', però penso di aver capito. Avevo sentito Pino
Però Pino, ti posso fare una domanda? Tu sei una, allora facciamo aspetta facciamo così, Ciccio, perché poi continueremo a parlare di questo. Io vedo un collegamento, se la regia mi dice che ok abbiamo Salvio Salzano, dobbiamo parlare un attimo, 30 secondi di dimagrimento, perché al di là di tutto sta arrivando l'estate, quindi dobbiamo pubblico a casa che io non sono mai andato, tu ancora non sei andato? No, dico a proposito, dici, tanti di noi siamo andati, vedi i risultati. Armando, io chiaramente no. Anche tu non sei, diciamolo. Allora abbiamo di nuovo, sì, abbiamo di nuovo in collegamento Ciccio Marolda, c'è sempre, c'è Giampiero che ci sta aspettando, diamo spazio anche a Giampiero da casa, buonasera. Buonasera. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un tifosissimo del Napoli. Sì. Moderato e tranquillo. E vorrei fare i complimenti a De Laurentiis come imprenditore industriale, sì, ma come pessimo gestore di risorse umane. Sono in linea con Pistocchi, con Collovati. Sì. Quindi il signor Spalletti non ha trovato casa a Napoli in un anno. De Laurentiis dovrebbe chiedersi come mai non l'ha trovata lui in 20 anni, nel momento in cui Napoli aveva bisogno di lui. Dove stava l'imprenditore? Per cui pessimo gestore di risorse umane, ottimo amministratore di condominio. Buonasera. No. Buonasera. Ciccio. Amministratore di condominio mi sembra un po' offensivo per quella che è la grandezza del Napoli come azienda, insomma. No, dai, ha dichiarato, ha denunciato una mancanza di presenza del club verso la squadra. Gestore, lui continua ad essere un pessimo comunicatore, quando non parla eppure quando parla. Però quello che denunciava anche il nostro amico tifoso, Ciccio, è la presenza. Sì, ma infatti questo è una cosa che si può contestare a De Laurentiis, e come dicevo prima, lui quando si è accorto che le cose non andavano bene, se ne è accorto tardi, perché non ha avuto qua a Castel Volturno delle persone che gli dicessero: guarda che nello spogliatoio c'è qualche agitazione, guarda che c'è qualche contrasto tra l'allenatore e qualche calciatore, guarda che c'è qualche mugugno. Ecco, nessuno gliel'ha riportato e lui ha detto chiaro e tondo: io dovrò stare per forza qua, dicendo non metterò nessun dirigente tra me e la squadra, ma me la vedrò direttamente io. Ciccio, secondo me lui ha almeno due persone che tutti i giorni gli relazionano su quello che succede nello evidentemente studio. Glielo relazionano male, però Pino. Ciccio, perché allora lui è venuto per un altro motivo da un certo momento in poi. Ciccio, sì, questo è probabile, però ti volevo fare una domanda prima. Allora. A me, vai. Ciccio, no, ti prego, no. Mi emoziono, no, ti prego. No, ti voglio bene, no. Ci vogliamo bene da tanti anni. Appunto, dico, non mi fare domande. Se tu dici non ho ragioni in questo momento per pensare che ci siano dei contrasti o delle cose... Contrasti che possono portare alla separazione, sì, te lo confermo. Sì, la separazione non ci credo neanche io, quindi ecco. E mi fa piacere, anzi, se Spalletti comincia la stagione, però sono d'accordo con il telespettatore di prima che ha detto: ma se queste sono premesse, non so dove andiamo a finire. No, ma la ragione è questa. Allora, se non ci sono contrasti, perché quelle parole di De Laurentiis? E perché certe risposte, ruvide, acidine dell'allenatore, che non potendosela prendere direttamente in questo momento con il club, con la proprietà, se la piglia magari con giornalisti, o se la prende con i tifosi, o se la prende con altri. Ma tu pensi davvero che Spalletti, se avesse qualcosa da dire a De Laurentiis, anche pubblicamente, avrebbe la forza di resistere? Secondo me, se Spalletti deve dire qualcosa a De Laurentiis in conferenza stampa, gliela dice anche pesantemente, non evita parole. L'altro giorno parlava: è giusto che il presidente è arrivato, ci ha messo sugli attenti, me lo ricordo, sembrava Spalletti posseduto da qualcun altro, ma era Spalletti. Su De Laurentiis
De Laurentiis, vogliamo ricordare a proposito delle case che ha cacciato i due allenatori che invece casa a Napoli ce l'avevano e avevano sposato in pieno la napoletanità. Vedi Ancelotti che la viveva tutti i giorni Napoli e se la godeva anche, Gattuso che aveva casa a Posillipo vista sul mare, scusa, e li ha mandati via. Quindi prendiamo il peso per quello che sono delle parole di... Il primo allenatore dell'era De Laurentiis chi è stato? Il primissimo Ventura o Rey? Ha trovato casa dopo un mese, dopo tre è stato mandato via. Quindi la casa non fa testo. No, ma anche certe parole di De Laurentiis vanno pesate per quello che sono. Volevo sollevare un'altra cosa, al di là ora di possibili screzi, allenatore, presidente, ma invece il rapporto con i giocatori è Pampa che c'è stato a Castelvolturno, perché anche quello potrebbe preoccupare. Se ci fossero allenatore, giocatori, no, se qualcuno ottimo. Non c'è. L'abbiamo chiesto anche nella prima parte. Ma si vede, quello si percepisce anche subito che c'è un ottimo rapporto, perché lui è molto bravo, lui è il vero trascinatore di questa squadra. Hai detto chi non gioca? Ma è normale, però lui sa tenere bene anche chi non gioca. Lui è molto bravo sotto questo punto di vista. Lui è l'unico che c'ha in questo gruppo Pampa, la grossa personalità Pampa, che manca ai giocatori. Chi è che non gioca in questo Pampa, ma quando è che la squadra dà il meglio di sé? Proprio con le riserve, quando a gennaio stanno tutti male. Ha una grande risposta dalle cosiddette seconde linee. Lui è molto bravo anche sotto questo. E poi qualche problema ce l'abbia con qualcuno. Ma è normale. Pampa, come fai ad andare d'accordo con tutti? Scusate, cioè, Marolda però è più bravo di Osimhen a smarcarsi, perché mi sa che non ha risposto alla domanda... di Arpaia proposta. Dai, che così ripetiamo l'instant quiz. Ciccio, scaricate l'app del secondo te, al di là dei contratti, lasciamo stare il contratto in essere che scade nel 2023. Se De Laurentiis potesse scegliere, cambierebbe strada? Si è staccato il microfono. Si è staccato da solo. Pur di non rispondere. pur di smarcarsi al trappolo. No, ecco. Vai. Ci sto, io ti dico che in questo momento se potesse, cioè gradirebbe che fosse in scadenza di contratto, la metto in maniera molto, molto educata, va bene. Però Spalletti comincerà il campionato a meno che non sbotti in una maniera incredibile a fine stagione, dopo aver detto vi ho dato quello che volete, adesso basta. Ciccio, chi prenderebbe secondo te? Se potesse scegliere? Se avesse carta bianca di qualunque cosa, chi sceglierebbe? Chi andrebbe a prendere? Facciamo un giro, diciamo tutti. Dai. Sai meglio di me che di allenatori italiani, perché andrebbe su un italiano. In questo momento liberi ce ne sono soltanto due che potrebbero piacere. Che potrebbero piacere. Vai, nomi. Uno è De Zerbi, sicuramente. E l'altro... sarebbe Gasperini che lascerà l'Atalanta, che però mi auguro insomma resti, trovi squadra da un'altra parte. Max, per te? Io penso Gasperini. Io Pampa? Rinnovo subito il contratto a Spalletti. Non ho dubbi. Potrebbe essere un nome, diciamo così, che allora potrebbe... Io l'anno scorso avrei preso Italiano e non Spalletti. Okay. Se proprio dovevo cambiare, io mi sarei tenuto Gattuso, ma se dovevo cambiare io avrei preso Italiano e non Spalletti. Ma in Spalletti questo l'ha preso a gennaio. Io avrei iniziato pensa un po' in Napoli. Anche questa è una storia gennaio. Anche lì a proposito delle cose che si raccontano. Siamo sicuri che l'ha presa a gennaio, perché a me non mi trovo con certe date. Ma diciamo così, l'ha presa a gennaio. Cioè, Verona-Napoli, Laurentiis cominciò un casting. Io ricordo un altro allenatore però che doveva cominciò venire. Un casting. Vabbè, ragazzi. Anche okay, Pino, ma allora io ti rifaccio. No, sto dicendo una cosa. Un attimo, perché anche Arpaia deve dire il suo nome. Ti ricordavi tu, Benitez? No, non mi ricordavo. Ho un attimo un vuoto di me. No, qualche allenatore che piace straniero, non lo so, qualcuno che è arrivato in fondo alla CM. Vabbè, non c'è mai arrivato. C'è Emery come straniero che è in cima. Ma costa tanti soldi. Ma attenzione, attenzione anche all'ingaggio, non è che poi improvvisamente... Andò in Spagna a parlare con Emery. Sì. Allora, prima vi ho fatto Paletti guadagna, credo, meno di 3 milioni. 3 milioni. 3 milioni. Meno di 3 milioni. Poco meno. Quindi con il bonus circa. Così fatto, sceglieresti ancora Italia? Italiano al posto di Spalletti. No, va bene Spalletti. Okay. Allora, GLG, cambia la bolletta. È da tifoso, io l'allenatore, non Spalletti. Sono d'accordissimo con Ciccio.
in pubblicità. Ed è la stessa domanda che ho fatto sia al Pampa che a Pino nella parte iniziale, quindi voi già avete risposto. Max, allora, no, la faccio a te, la faccio anche a Ciccio Marolda. Cosa servirà al Napoli per giocarsi lo scudetto l'anno prossimo? Nuovi acquisti e rifondazione della rosa, maggiore presenza della società, ambiente più compatto intorno alla squadra? No, giocatori di consistenza elevata in mezzo al campo, gente che quando arriva la partita che devi vincere non incominci ad avere a balbettare. Quindi giocatori di porte non necessariamente che devono guadagnare chissà quanto, ma giocatori che non devono essere necessariamente giovani possono avere personalità. Non mette la sua detto che non mi stuzzicare Pino Taormina, Massimo D'Alessandro. No. Ciccio, per te? Ma sicuramente gente di personalità, anche se Spalletti ha sempre detto che non era la personalità quello che mancava alla squadra, anzi si è arrabbiato pure quando glielo dicevamo. E poi il discorso però potrà essere fatto soltanto quando sapremo l'allenatore, perché dipenderà. Infatti da c'era anche la questione altro, quindi per poter vincere lo scudetto, insomma, quali sono i passaggi? E vedi, Ciccio ha detto il nuovo allenatore addirittura. Deve cambiare allenatore il Napoli per vincere lo scudetto. Devi sapere come giocherà l'allenatore, perché se Spalletti continua, e per me continua Spalletti, poi non so come finisce, ma continua Spalletti. Ma siamo tutti quanti convinti, penso, che alla fine continuerà con Spalletti. Bisogna vedere anche se vorrà continuare ovviamente col suo 4-2-3-1 e trovare gli uomini funzionali. Questo è vero, ha ragione, magari ha voglia di cambiare, magari arrivano giocatori che devono esaltarsi giocando in maniera differente, anche perché la storia di Spalletti... Avevo capito un'altra cosa. Eri tu che mi hai messo forbiato. Coppa di Claudia, Ciccio, non è che ero io. Ciccio, io ti ringrazio per questo intervento di questa sera. Noi ci ribecchiamo lunedì prossimo al Bordo del Calcio. È stato un piacere, un saluto a tutti. Grazie, ciao. Ciccio. Ciao, ciao. Andiamo in pubblicità, saluto Armando Conte e invece accolgo Rita Corrado di Energas tra un attimo. Restate con noi perché dobbiamo parlare ancora dell'ultima partita in casa che farà Lorenzo Insigne al Maradona, il gran saluto che ci sarà. Dobbiamo ancora parlare di mercato e poi naturalmente del prossimo match. A tra poco. Eccoci rientrati subito dopo la pubblicità, diamo il benvenuto a Rita Corrado. Buonasera Claudia, buonasera a tutti. Collovati l'avrebbe accolta con un'ovazione, cioè un cambio, finalmente. Mario Sconcerti avrebbe detto brava Rita. Infatti Nela cosa avrebbe detto? La rosa, avrebbe portato una rosa. E infatti anche io ho le mie preferenze. Ecco, brava. Detto questo, dobbiamo... Qual è la preferenza? Siamo ancora questo. Rita Corrado, saggi in finanziamenti oppure cambia la bolletta? Vabbè, però così vincere semplice. No. Guarda un po' dietro di te che c'è. Una firma qui? Lorenzo? Insigne. Lorenzo Insigne, ultima per lui al Maradona, una parentesi che si è aperta un bel po' di tempo fa e si chiuderà in questa stagione. Tiriamo un po' le somme di questo ragazzo cresciuto, contestato, amato, voluto bene, che ha fatto tanti gol, che si bacia la maglia, che in qualche modo ci ha fatto vivere sicuramente dei momenti straordinari, che lascia Napoli da capitano del Napoli. Io continuo a pensare che è un gran peccato, perché avrebbe potuto avere questa incredibile e bellissima storia, un finale diverso. Buon per lui, ha trovato una squadra, perché è molto lontano, quindi faticheremo a seguire francamente la MLS e il percorso. Arpaia ci racconterà. Io le seguo tutte e purtroppo per lui sta andando in una delle squadre più disastrose della categoria. Ha tutto da guadagnare. Ha tutto da guadagnare. Perché arriva lì, comincia a vincere. Può fare il fenomeno da fermo. Sai, cominci, diventi un eroe a Toronto. Bello, è una bella situazione. Toglie dalla testa che un finale diverso il Napoli lo avrebbe avuto con un Insigne completamente coinvolto. Cosa che non è stata, al di là della professionalità che ha dimostrato 100.000 volte, non soltanto quest'anno, Lorenzo Insigne. Però se Spalletti fosse stato magari più convincente con il presidente,
perché mi sembra chiarissimo che il Napoli ha un'asta per ha un gioco a rialzo per trattenere questi giocatori, un momento in cui devi ridurre i costi per stessa missione del club. Il Napoli non ha, ci ha mai neanche pensato di rinnovare a certe cifre Lorenzo Insigne, però forse intuita la grande possibilità di centrare questo sogno terzo scudetto, Spalletti fosse riuscito, non so come, a convincere il club, dice una cosa ti chiedo, rinnova a Insigne, probabilmente il finale sarebbe stato di più. Denaro. Però Insigne ha firmato a novembre, dicembre, quando era che si è messo d'accordo? Quindi non c'è neanche stato il tempo per fare un ragionamento di Spalletti. No, nel senso tu dici... Spalletti sta parlando di scudetto da ottobre, da quando giustamente il suo Napoli è partito fortissimo. Non mi ricordavo di ottobre. Come no? Ma il Napoli è partito a bomba. In quel momento... Per me è stata una scelta societaria. Cioè, De Laurentiis aveva... ci ha preso questa decisione in base alle richieste di Insigne e si sono separati magari molto prima di quello che poi è uscito alla luce, no? Toronto o qualsiasi altra squadra. Dato il fatto che a me dispiace perché è un fenomeno, top player, unico e vero tifoso del Napoli dentro la squadra. Perché lui è nato e cresciuto qua, quindi quando... lui piange o quando lui bacia lo scudetto, la maglia, c'è l'unico che a me personalmente mi fa... ed è bello. A me lo fa Mertens. Sì, ok. È vero, non è napoletano, ma chiamare un figlio... Sì, va tutto bene, va tutto bene. Anche Messi ha chiamato il figlio Ciro, Ho capito. non ha giocato a Napoli. Ho capito, ma che amore è per questa città. Ma non che non voglio togliere nulla, insomma, a questa Lorenzo città Insigne, ti... chapeau per quello che ha fatto, per sicuramente amerà questa città e amerà la maglia. Ti trascina, la città ti trascina, ti coinvolge. Poi devi essere bravo tu a seguire quella strada dal punto di sì, vista... Però non è l'unico, capito? Questo io dicevo. No, ma per me Lorenzo è l'unico. È l'unico. Cioè, certo, ripeto, anche dal punto di vista tecnico, Mertens è un fenomeno, però quello che a me mi arriva di più è Insigne, e mi dispiace un sacco che vada via, mi dispiace un sacco. Poi si fanno delle scelte, continuamente si fanno delle scelte. Perché tu quanto hai amato la maglia del Napoli? Ma io ancora penso che è rimasto un legame, perché me lo fa vivere la città, insomma, c'è questo dare e ricevere con loro continuo, quindi... E per quello che io sempre dico, questa città ti toglie tanto, ma quando ti deve dare ti dà assai, ti dà troppo. E quindi è per quello che tutti si innamorano quando indossano questa maglia. Però c'è un leitmotiv che vi faccio notare. A parte, vabbè, questi sono i numeri, penso che parlino da soli perché in media è un calciatore che gioca 43 partite all'anno. Vuol dire che è uno che non tira mai dietro la gamba e tra l'altro è uno anche che si è rotto il crociato con la maglia del Napoli e che è tornato segnando e piangendo. Ne ha saltate pochissime. Vi faccio notare una cosa, che in 3 anni il Napoli ha perso 2 capitani e li ha persi in 2 situazioni comunque strane, perché Hamsik è andato via a febbraio praticamente scappando, perché 3 giorni prima la società aveva annunciato che non sarebbe mai andato in Cina e 3 giorni dopo aveva la valigia già a Dalian. E poi perdi un capitano a scadenza che non ha 39 anni, ne ha 31, e quindi potenzialmente nel calcio di oggi, voglio dire, se stai bene... Devo dire che effettivamente un lungo addio, già l'estate scorsa si era capito che sarebbe andato a finire così, nel senso sarebbe andato a scadenza. A un certo punto qualcuno pensava che a gennaio, visto che l'accordo è arrivato a gennaio, già potesse andare via. Devo dire che comunque la gestione di questo addio, sia da parte del Napoli che da parte di Insigne, è stato di una professionalità e di una serietà elevatissima. Voto 10. Considerando gli ultimi addii traumatici con i grandi campioni che ogni volta che vanno via sembra che hanno massacrato chissà cosa. Invece questa gestione di questa separazione è stata straordinaria. Meriti Napoli vanno anche a Spalletti, sotto questo punto di vista. Ti stavo arrivando. Ha mantenuto fino alla fine la fascia di capitano e ha firmato a gennaio per un'altra squadra, quindi non dando mai la possibilità al Napoli magari di un ripensamento. Ha mantenuto la fascia di capitano, è rimasto titolare fino alla fine. C'è stata secondo me una gestione da parte di tutte le componenti straordinaria di questo addio di Lorenzo Insigne.
E poi professionista, un'azienda insigne, un'azienda del Napoli, succede che sì, che uno può andare via. Poi ha fatto una scelta importante, forse calcisticamente non molto importante. No, però magari se andava in una squadra italiana, probabilmente lì sì, ci avrebbe fatto male. Va all'estero, va lontano. E perde la nazionale anche, perché faccio fatica a immaginarlo. Viene a sorridere quando ancora leggo alcuni. Perché anche diciamo, tra i colleghi molti pochi estimatori ha potuto contare diciamo, Insigne, soprattutto nell'ultimo periodo. E quando leggo ancora poi alla fine è andato in Canada per mancanza di altre offerte, ma nessuna offerta poteva pareggiare quella economica della squadra del Canada. Perché quanto guadagna in Canada? Ma una cifra monstro, 12 milioni, però si deve pagare lui le tasse, no? No, lo so, sei sicuro? Il cambio mi pare che non sia favorevole, quindi non lo so, secondo me hanno un po' dollari canadesi. Secondo me è un po' esagerate queste cifre. Forse sono un po' più basse, ma lui ha sposato una bella avventura, un po' più rilassante forse. Più che altro io ho la sensazione, avendolo visto anche in ritiro quest'estate, che lui con la vittoria dell'Europeo si sia tolto una scimmia alla spalla enorme. Aveva un peso che si portava anche di dover dimostrare qualcosa, invece dall'Europeo in poi non ha dovuto dimostrare più nulla. Io a 31 anni al posto di Insigne sarei arrivato a fine stagione e avrei aspettato una bella proposta di qualche club europeo. Poi magari a luglio, agosto non arrivava nessuno e avrei firmato per il Canada. Scusami, o per questo altro. Se come dici tu la proposta economica della squadra canadese non è così alta. Secondo me non è questa, è una cifra importante, capito, ma secondo me non sono notizia perché noi abbiamo sempre secondo me non è così alta la cifra. L'abbiamo firmato e non l'abbiamo firmato, però secondo me se non è così alta significa che proprio non secondo me è un po' più bassa, secondo me stiamo parlando di una cifra più o meno quello che può guadagnare Koulibaly qui a Napoli, nel senso non credo che sia un contratto così molto in alto. In ogni caso è un giocatore che rimane nella storia del club. No, ma stai parlando di un altro ricordo. Questo senza dubbio. Sì. Ma forse è il giocatore napoletano che ha giocato nel Napoli più forte di sempre? Domando, Giocatore napoletano? Se la gioca con Cannavaro? Con Giuliano. Cannavaro o Giuliano? Giuliano secondo me è molto più molto più forte di Giuliano? Non mi toccare ma Giuliano. Non coinvolgere Ciccio Marolda, forse. Non c'è, sarà già lei. Giocatore, come direttore, allora, gente chiaramente. Dobbiamo parlare però anche del prossimo match, scusate, Napoli-Genoa nel frattempo, perché ci chiamiamo sempre giochiamo tantissimo. Al Genoa interessa. Formazione, interessa moltissimo. Chi avrà stimoli maggiori? Questa insomma è la domanda che vi faccio appena vediamo subito dopo le proponiamo per la terza settimana di fila la stessa formazione. Perché ormai si andrà con questa fino alla fine, non ci sono problemi diciamo fisici. Rilancio gioca Zielinski al porto di Mertens. Ah. Io Lobotka. Ah, e tu pensi? È giusto, rientra Lobotka. Lobotka, attenzione Lobotka. Hai ragione Lobotka. Io sposo al posto di Mertens. Sposo il Pampa. Ok, comunque non ci sono problemi. Quindi 4-3-3. Comunque non ci sono problemi fisici, quindi possono giocare tutti. Okay. Se vediamo il Genoa, che ci interessa anche per una questione mercato, c'è Sirigu tra i pali, in difesa FT e Criscito sui lati con Ostigard e Bani centrali, Galdames e Badeli la coppia di centrocampo, Amiri, Portanova e Melegoni dietro Mattia destro. Perché dicevo di mercato? Perché è di oggi la notizia arrivata tramite Sky che Sirigu può essere un'idea come secondo portiere, come vice per l'anno prossimo, bisogna capire che fine fa il Genoa. Dice di chi? Bisogna capire che fine fa il Genoa. Chi sarà il primo portiere? È grande, però hai trovato il vice. Però abbiamo trovato operazione. Il vice, che tra l'altro è anche in scadenza. E poi c'è questo Ostigard che insomma può piacere al Napoli, può interessare al Napoli, è un centrale difensivo che è arrivato a gennaio e l'ho seguito un po', ha fatto abbastanza bene con la maglia del Genoa, tra l'altro è un 99 e andrebbe tra l'altro riscattato dall'Inghilterra perché è arrivato dall'Inghilterra. Per me Sirigu potrebbe anche fare il titolare a Napoli, perché il vice di no, papà, secondo me ottima personalità, pui lottare per non retrocedere. Però ti aggiungo una cosa allora, se vogliamo cercare il primo. Sirigu e Meretta hanno giocato in nazionale fino a qualche mese fa. Si conoscono bene. Quindi chi fa il primo? Cioè, non hanno giocato in nazionale perché C'era Donnarumma, ma comunque sono stati insieme in nazionale, si conoscono bene. Eventualmente Sirigu può aiutare Meret. Ora su Meret non vuole essere aiutato. Ragioniamo
con un Napoli che in panchina non ha più Spalletti, né un allenatore alla Spalletti con la ripartenza dal basso, no. Perché mi sembra evidente che è un giocatore che Max, ma tutto per quella ha dei limiti con i piedi. Ma di chi parli? Di Benet. Meret credo che abbia preso una decisione che sarà quella di andare via da Napoli per giocare con regolarità e continuità in una piazza dove magari è più tranquillo, ma credo che il destino di Meret con un allenatore che e ahimè credo anche quello di Ospina sia segnato. Io credo che il Napoli ricambia tutti e due i portieri, poi può trovare delle difficoltà. Tutti e due addirittura. Hai un nome anche per una sostituzione di entrambi? Ma Sirico può essere un buon nome. Ce ne sono tanti di portieri che il Napoli stava seguendo. C'era quello che gioca a Granada che piace. Maximiano. E sono nomi che il Napoli segue. Io ho l'impressione che il Napoli voglia cambiare tutti e due i portieri, almeno di partenza. Uno in scadenza. Quello che non cambiamo mai è il nostro carburante. Sulla cosa. Max, guarda. Patti chiari, amicizia lunga. Allora, due minuti. Quando arriviamo a tre minuti alla fine del programma, lui tira fuori. Guarda la leggerezza. Tirata fuori. È Insigne, enorme. Il giocatore. Ho chiesto prima, napoletano che ha giocato nel Napoli più forte di sempre. Aurelio Baiano, che salutiamo. Ecco, che ci sta seguendo. Ha scritto: no, Massimo, ti stai sbagliando. Il giocatore più forte di sempre, napoletano che ha giocato nel Napoli, è Ciro Ferrara. Secondo lui. Ah, devo rispondere. No, vabbè, l'abbiamo buttata così. Salutiamo Giuliano più rapido. Aurelio con tutti i suoi orologi. Tra l'altro, ha dato orologi a tutti noi ex. Io dico Insigne Cannavaro. Resto lì. No, io rimango su Insigne. Ferrara, Insigne. Storia juventina, anche se napoletano doc. Cannavaro pure. Cannavaro il meglio, forse non l'ha dato a Napoli. Quindi, dai, dire questo. Io rimango sulle mie. Lorenzo, top player. Cioè, quello che poi te? Ti fa divertire di più anche. Per me Giuliano, perché sono d'accordo con te. Però non l'ho potuto vedere, dico Insigne. Neanche io l'ho visto, però l'ho visto poi nelle immagini, l'ho visto giocare, devo dirti che la sua a proposito di personalità, sì, era mezza squadra in certi momenti. No, era sicuramente Insigne. Tre quarti di squadra, quando uno parla di leadership, di segnali importanti, probabilmente era più uomo squadra di quello che è stato Lorenzo Insigne negli ultimi 10 anni. Grandissimo fuoriclasse e campione, sia chiaro. Su Napoli Genoa volete aggiungere qualcosa? 10 secondi che vale come saluto. Pampa Sosa. Sì, partita comunque difficile perché il Genoa ha bisogno dei punti, quindi mi auguro che si festeggi più Lorenzo che il risultato della partita. Massimo D'Alessandro. È una partita che è fondamentale soprattutto per il Genoa e per la Salernitana, evidentemente per fare un favore alla squadra di Salerno e ai suoi tifosi. Sarebbe bene che il Napoli si impegni a fondo al massimo contro il Genoa domenica pomeriggio. Hai un'opinione diversa oppure mi dici la prima pagina di domani sportiva? Ci sono 40.000 persone domenica allo stadio, quindi non è qua questione di fare favori a questo e a quello. Il Napoli giocherà e deve fare bella figura perché i tifosi non perdonano niente, neppure la penultima di campionato. Che troveremo domani sul cartaceo? Mercato. Ok. Non del pesce, però mercato, calcio mercato. Mercato del pesce, sto periodo, il mercato del pesce non sono molto distanti l'uno dall'altro. Raccontiamo la mattinata di De Laurentiis stamattina all'Unione Industriale e poi facciamo una pagina delle varie perché raccontiamo l'arrivo del Giro d'Italia, sabato tappa napoletana e poi c'è anche la Tre Golfi che parte sempre sabato con Giovanni Soldini che sarà in Campania. Tanto sport. Pino Dormina, Massimo D'Alessandro, grazie a Pampa Sosa, grazie a Rita, grazie a Corrado. Io ho un galleria. Obbligo. Fermo, chiudi, ti volevo far chiudere. No, io ho un obbligo sull'Instant. Okay. Fermi. Perché i tifosi sono praticamente spaccati. C'è ricordo la domanda. Leone che stanno andando le immagini, noi stiamo arrivando, sì. Chef, mi raccomando. Al di là del contratto, a vostro parere, cari tifosi, De Laurentiis vorrebbe interrompere il rapporto con Spalletti? Il 54% ha votato sì e il 46% spaccati, no. Spaccati, Sono spaccati, così. Restate grazie con noi a Gerardo Arpaio. State con noi anche questo fine settimana per giocare Napoli-Genoa e per rispondere a tutti i nostri quiz che ovviamente troverete sull'app del Bello del Calcio. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Noi ci vediamo lunedì prossimo con il Bello del Calcio, ancora giovedì con Giochiamo d'Anticipo, ma naturalmente seguite tutto il palinsesto di Canale 8. Grazie.